un post di qualche ora fa, insomma, dove aveva detto, aveva riportato questa notizia che poi è passata su tutti gli organi di stampa, insomma, i tempi di attesa per il trasporto pubblico per noi romani sarebbero scesi dal 2016 da 20 minuti in media a 16, ma in realtà ho trovato il più recente della Raggi, che è proprio di 2 minuti fa, quindi siamo in diretta social con la sindaca, che speriamo poi un giorno verrà qui a trovarci, no? Non perdiamo la speranza. Guardate qua, allora, in effetti la sindaca incrocia una notizia che è invece di oggi, cioè siamo la seconda città al mondo tra le città più trafficate, Milano al settimo, Bogotà al primo, quindi ci batte solo Bogotà. E dice la sindaca, scrive, è una società che analizza, passiamo 254 ore a Roma l'anno, avete capito? Nel traffico, quindi fate un po' una media, sono un decina di giorni che noi passiamo mediamente nel traffico. Poi dice: mi sono chiesta cosa abbiamo fatto in questi anni e come possiamo invertire la rotta, che sembra una domanda retorica, un po', sembra un pochino la parodia, no? Però poi in realtà snocciola una serie di dati e dice: non è semplice, ma qualcosa inizia a vedersi. In questi 3 anni e mezzo abbiamo messo su strada 400 nuovi bus e nei prossimi mesi ne arriveranno oltre 328, molti a servizio delle periferie. E poi ribadisce quindi degli ultimi dati di Moovit, dal 2016 ad oggi il tempo medio di attesa alle fermate della nostra città è sceso da 26 a 16 minuti, il 20% in meno. Non basta ancora, ma è un chiaro segnale che siamo sulla strada giusta. Insomma, lei naturalmente rivendica il lavoro fatto. Siete d'accordo voi che utilizzate i mezzi pubblici? Noi? Non è proprio d'accordo un nostro amico, questi rompiscatole di blogger che poi si mettono lì e fanno pure, incrociano dati, studiano. Andrea Castano, lo ritroviamo con grande piacere al telefono. Buonasera, Andrea. Buonasera, egregio Bozzi. Egregio anche a lei. No, Ah, grazie, va Andrea. bene. Allora, siccome voi l'avete fatto già il fact-checking, si dice in questi casi, giorni fa, lo recuperiamo. Eccola qua, e te pareva, insomma. La sindaca mistifica. Andrea, perché mai? Perché mai? Siamo tutti orecchi, tutto orecchi. Allora, comincerò la trattazione, a parte quella di Bogotà è meravigliosa perché comunque per anche l'anno scorso eravamo dietro soltanto a Bogotà, non è cambiato Meno molto. male che Non è Bogotà c'è, insomma, sì. sì, infatti, perché se no stavamo messi male. Comunque, no, il discorso della sindaca è scorretto nel senso che interpreta i dati. È uno dei miei mantra preferiti, quello di dire che coi dati puoi farci alla fine quello che vuoi. Lei più che mistifica, che magari è un termine forte, però sai il titolo di un post deve essere forte, se no lo leggo Certo. nemmeno. Lei interpreta i dati per portarsi l'acqua al suo orto, mi sembra anche da un certo punto di vista corretto. Corretto però è che gli utenti possano dire guarda che non è proprio così, perché se io sto in fermata e vedo un autobus a 40 minuti, non mi vuoi dire che ce ne sta la media di attesa è 16. Infatti il discorso è questo: se uno va a vedere questa analisi di Moovit, che è corretta con dati Infatti, scusa Andrea, no, inoppinabili. solo per dire a chi ci segue che lei prende spunto da dati di Moovit, che è una società che fa delle analisi, quindi poi li rivendica, ma insomma Sì, sì, ha sì. un supporto, no, su cui, Sì, che è no, il dato, oggettivo, no? sì, scusate, devo fare ancora il cappello introduttivo al Moovit è la piattaforma che appunto segnala le attese degli autobus alle fermate e tante altre cose, ed è una piattaforma che copre tutto il mondo. Da qualche anno è a Roma e ovviamente tutti i dati degli autobus, dei mezzi pubblici che passano, che non sono soltanto autobus, perché nelle altre città hanno anche una rete tranviaria, per esempio, analizza appunto quello che è il tempo di attesa in fermata. Il problema è proprio questo, la chiave è il tempo di attesa in fermata, non quanto ci mette l'autobus. Sono già arrivato alla fine. E In cioè? pratica,
In pratica, se io devo andare dal punto A al punto B e c'ho l'autobus che mi ci porterebbe in un quarto d'ora, che arriva dopo 40 minuti, e un autobus che ci mette 30 minuti, che arriva a 2 minuti, io prenderò l'autobus che mi ci metterà molto di più, però lo aspetto di meno, intanto salgo sull'autobus. Questo è il concetto fondamentale. L'attesa in fermata non è il tempo di viaggio minore, ma è quanto io realmente attendo, per cui posso scegliere una combinazione di autobus diversi. Per esempio, per andare da Casal Palocco all'Eur posso prendere il 709 oppure una serie di autobus che mi porti alla Roma Lido. La Roma Lido ovviamente ci mette di meno, il 709 ha una frequenza di un'ora, ecco, per chi non è di Roma Sud è l'autobus che collega la stazione Urfermi a... Andrea, scusami, sul post, eccomi, che tutti possono andare a leggere su Odissea Quotidiana, fate proprio esempi analoghi, no? Dice bus da via Bissolati ogni 9 minuti che impiega 7 minuti, magari l'app dice che il bus è in ritardo, arriva tra 10, totale 10 più 17, 27 minuti. Bus in via Veneto ogni 8 minuti che impiega 21, magari l'app dice che sta arrivando tra 2 minuti, totale 21 più 2, 23. Quindi il turista sceglie questa ipotesi, aspettando di meno in fermata. Poi, tornando in alto, fate pure un esempio, cioè criticando, no, questa, diciamo, anche sulla Turchia, su Istanbul, e poi però fornite dei dati che sono quelli del servizio di ATAC. E che cosa emerge, esatto, invece da questi? Che è un quadro totalmente, invece, cioè comunque sia negativo. Perché incrociate questi dati? Fondamentalmente dal 2000, sì, la morale, un secondo, che questa l'hai tralasciata. Che dal 2016 al 2019. La morale è quella che l'utente si, diciamo, organizza meglio, per quello sta meno in fermata. Per quanto riguarda il servizio, ok, cioè abbiamo capito che quindi l'utente, questo è importante che ha ribadito Andrea Cassa, dice l'utente non è che è migliore il servizio, probabilmente dal 2016 a oggi ci si organizza meglio, quindi, no, c'è una capacità, si aspetta di meno, è chiaro, è chiaro. E invece questi dati sono oggettivi pure questi sul servizio di ATAC. Sì, perché quelli, i dati che trovate adesso nel grafico, qualcuno lo posso dire, ma ovviamente tre anni divisi mese per mese è lunga, non sono dati inventati o tirati fuori da chissà dove, ma sono i dati che ATAC deve pubblicare per forza. Eccoli qua. Sul proprio sito internet. E vedendo per esempio rispetto al servizio programmato, al momento siamo quasi al 90% per il mese di novembre, con punte pre-autobus, di quelli nuovi, quelli rossi, con scritto più bus per Roma, per capirsi, i 227 autobus che sono arrivati da agosto in poi, che stava sotto al 76%. Vedi qua, vedete qua, il grafico come crolla, no? A metà 2019, no? Dico bene, poi, esatto, risale con l'immissione in strada di nuovi autobus, quello che poi la sindaca diceva. Andrea, è un'ultima cosa, pure oggi, qui il servizio, insomma, non so se a Bogotà c'è qualcosa di peggio della Roma Lido, terreno a te caro, mi pare che pure oggi non è mancato il nostro disagio quotidiano, esatto, no? Esatto, esatto. Treno guasto, si antica, linea poco interrotta, ecco qua. Sì, i tanto decantati treni della Roma Lido, uno si è piantato, proprio rotto, e non riuscivano a tirarlo via tra Cilia e Ostia Antica, e per cui il servizio da lì era interrotto con autobus sostitutivi. Il problema era che ovviamente il disservizio non cominciava da Cilia, ma cominciava già a Porta San Paolo. Io l'ho preso da Magliana ed era un carnaio già lì. Queste purtroppo sono le eredità degli anni scorsi, per usare un termine che si usa molto in questo periodo. Certo. E questi treni sono arrivati, fondamentalmente ne abbiamo una dozzina scarsa che funzionano così. La settimana scorsa ci sono stati grossi disagi in piena ora di punta
la mattina e oggi è successo la sera. Il treno ma si insomma, è rotto. Non c'è settimana che passi senza un, dico un, neanche un disservizio, insomma, questo... No, l'unica cosa ovviamente è che uno dice, ma magari perché i disservizi capitano solo la mattina? Mi capita di rispondere spesso a perché? Persone che dicono, ma non saranno i macchinisti che fanno... No, semplicemente che se succede, si rompe un treno, o un treno non è disponibile, non si rende disponibile... per un qualche problema alle 11, 11 e mezza di mattina con una frequenza comunque di 20 minuti, perché 25 a volte, perché non, a quell'ora non serve far passare tanti treni uno dopo l'altro e soprattutto non sono così carichi, si sente di meno. Certo, non è certo. Un problema che i macchinisti non prendono treni o scartano dei treni alle 7 di mattina per creare disservizi. È chiaro che a quell'ora si sentono di più. Certo. I treni sono 12, sono quello che sono, 5 di questi hanno grossi problemi alle porte, gli altri hanno problemi soprattutto la mattina, perché ogni anno succede così, nel periodo più freddo ci mettono tanto a entrare in temperatura, comunque certo. Sono macchine abbastanza complesse e qualcuna magari non va in temperatura bene, deve essere usata per forza e si guasta. Anche questo, chiaro. O comunque non può partire. Andrea, per grazie, cui... tanto sai che il nostro racconto è quotidiano anche grazie a persone come te, insomma, come voi. Eccolo qui il blog, il sito, insomma, di odisseacotidiana.com. Grazie davvero. Nella veste quindi... nuova, volevo dirlo, perché com'è? Abbiamo lavorato. Stavo vedendo, dillo. No, nella veste nuova l'abbiamo rinnovata, da desk si vede molto meglio. Speriamo di aver fatto averlo reso più fruibile, più leggibile a chi ci legge. È un ottimo lavoro, devo dire la guardate verità, qua. Ringrazio tutti quelli che ci leggono. E sono tanti quelli che vi leggono, noi in prima fila, molto bello anche il restyling, quindi qua vedete impaginato insomma come un quotidiano online praticamente, la prima volta insomma che accedo nella nuova veste, almeno in questo momento. Grazie Andrea, complimenti a voi, grazie davvero. Grazie davvero. A voi, ciao. Allora, chiudiamo un attimo, lo so che siamo in ritardo con la pubblicità, però chiudiamo la parte sulla mobilità, chiedo uno sforzo alla regia, per chi ci segue soprattutto e transita da queste parti, attenzione, è cominciato il cantiere tanto discusso della Galleria Giovanni XXIII, durerà 35-40 giorni, tutte le strade alternative per arrivare a Trionfale Gemelli e Balduina, qui lo stiamo prendendo dalle pagine di Roma Today, quindi da oggi, lunedì 20 gennaio, il cantiere sarà avviato a partire dalle 22, quindi tra poco, e interesserà la canna nord, quella in direzione Pineta Sacchetti, quindi mi raccomando, tenetelo presente, insomma andate a cercare le strade alternative che